Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video. Questo sarà un video in collaborazione con Everdrop. Sapete che ormai collaboro da mesi con questa azienda, mi ci trovo molto bene e sono sempre felice di portarvi nuovi contenuti che abbiano appunto come tema l'ecosostenibilità. Sapete che da tempo sto cercando di approcciarmi sempre più all'ecosostenibilità e con Everdrop è possibile, però questa volta ragazze ho deciso di testare diversi prodotti per quanto riguarda la skincare e la beauty care. Ovviamente io ho già testato tutto, però ci tenevo a fare l'unboxing con voi e il primo set che vi mostro appunto è composto da due asciugamani, uno da bagno e l'altro invece è un telo doccia. Inoltre mi hanno omaggiato anche di un altro kit formato da due asciugamani, però questa volta da viso, nella misura più piccola, quindi 30x50, sono realizzati 100% in cotone bio e la fantasia è questo waffle picchi, veramente molto bella e la trovo anche elegante, ecco, molto minimal. Un altro set di cui sono stata omaggiata appunto è lo starter kit per il bagno schiuma, è composto dal flaconcino riutilizzabile, ovviamente anche questo certificato e completamente realizzato con prodotti riciclati, e all'interno trovate tre ricariche per andare a ricreare il vostro gel doccia al profumo di limone, legno di cedro e lavanda. È comodissimo ragazze perché comunque avete tre ricariche che vi durano nel tempo, quindi non stiamo a comprare sempre flaconi monouso di plastica e quindi siamo sempre a riciclare di continuo plastica. Inoltre ragazze, molto incuriosita dalla linea questa qui solida appunto di Everdrop, ho voluto testare per la prima volta lo shampoo, il balsamo e il bagnoschiuma in formato solido. Hanno entrambi la profumazione a pino, eucalipto e cedro e sono molto leggeri, molto rinfrescanti. Inoltre arrivano all'interno appunto di queste confezioni piccole, compatte, si tratta di vere e proprie saponette ragazze, però le trovo veramente ben pensate in quanto voi li avete sempre lì a portata di mano, non andate a consumare ulteriore plastica. Inoltre potete acquistarli in combo con il tris di sacchetti appunto dedicati alle saponette solide. Sono tre sacchetti veramente molto belli, realizzati anch'essi 100% in cotone biologico, sono lavabili, riutilizzabili, quindi assolutamente sono un'ottima scelta per andare a conservare appunto i nostri prodotti in formato solido. Poi ho voluto testare anche il sapone per le mani in formato sempre in polvere e vi arriva la boccettina, ecco, il dispenser in vetro, bellissimo ragazze, elegante, con questa scritta in rilievo nera, veramente molto molto carino da avere lì sul ripiano appunto della cucina a portata di mano. E insieme appunto al dispenser in vetro vi arrivano le tre ricariche di sapone per le mani nella profumazione di limone, legno di cedro e lavanda. È molto leggera, delicata e ha questo effetto emoliente quindi sulla pelle una volta che andate a lavare le mani. Poi ho voluto testare anche questi dischetti struccanti, sono in 100% cotone organico, all'interno della pochettina vi arrivano 7 dischetti di piccola dimensione, più o meno di 9 cm, e sono morbidissimi sulla pelle, potete andare tranquillamente a lavarli in lavatrice e a riutilizzarli. Poi ragazze, sono rimasta ovviamente incuriosita dal kit risparmio delle candele profumate. Sapete il mio amore per le candele, soprattutto nel periodo autunnale, invernale, in quanto credo che diano quel tocco in più appunto alla casa di atmosfera calda, accogliente, insomma di coccola, e ho voluto testare questa linea appunto del kit risparmio che si compone di un vasetto in vetro dove andate a riporre all'interno la ricarica della candela. È realizzato con il 20% di vetro riciclato, riutilizzabile e durevole nel tempo, inoltre il coperchio è in legno di faggio certificato. Nel kit risparmio trovate 4 candele ed hanno profumazioni veramente molto originali. La prima è al basilico e fiori di lime, a seguire balsamo di abete e eucalipto, ed è quella che già ho iniziato a bruciare ragazze, da un profumo bellissimo, molto fresco, intenso. Poi abbiamo la candela tonka fumé e legno di cedro, e questa ragazza me la voglio riservare più per l'inverno perché secondo me ha un odore bello carico, molto forte. E infine rosa del mattino e kumkat. Sono 4 candele ovviamente completamente naturali, vegane. Inoltre sono colate in cera di colza con oli essenziali che vengono sviluppati da profumieri professionisti. Quindi assolutamente ragazze è una scelta più che ecosostenibile, ma anche proprio una scelta di cuore. Per
questo sono curiosissima di testare tutti questi prodotti che avete visto della linea beauty e skincare. Ovviamente li proveremo insieme, vi mostrerò ogni singolo prodotto che mi ha omaggiato l'azienda e sono curiosissima, ragazze, di testarli, perché veramente io, sapete il mio amore appunto per l'ecosostenibilità, mi sto approcciando piano piano, però nel mio piccolo cerco comunque di trasmettervi la passione per una scelta sostenibile, per cercare di migliorare lo stile di vita che abbiamo tutti noi, cercando appunto di ridurre il consumo di plastica, ma di acquistare dei prodotti che non solo siano validi e duraturi nel tempo, ma soprattutto che siano ecosostenibili con un minore impatto sull'ambiente. Ed ora passiamo alla pulizia del bagno. Questo è il bagno che abbiamo giù nella zona giorno, da poco l'abbiamo ristrutturato, gli ho fatto appunto un video dedicato e ho utilizzato diversi prodotti sempre di Everdrop con i quali mi trovo veramente molto bene per la pulizia dei bagni. Ovviamente sapete che essendo prodotti ecosostenibili non sono aggressivi, quindi non rilasciano nemmeno cattivi odori, non aggrediscono appunto le ceramiche e sono dei prodotti veramente molto validi. Io mi ci sto trovando bene, li utilizzo nel quotidiano. Inoltre sto utilizzando ovviamente il restante dei prodotti che mi sono stati omaggiati nelle scorse collaborazioni. Comunque, per chi si fosse perso i video, vi lascio tutto giù nell'info box i link che vi riportano direttamente ai video in riferimento e ovviamente trovate anche il link che vi riporta al sito di Everdrop con il mio codice sconto personale, ma vi lascio tutto giù scritto nell'info box. Ovviamente, ragazzi, vado a detergere a fondo anche la tavoletta del WC sempre con i probiotici, questi qui di Everdrop, e mi ci trovo veramente molto bene. Dopodiché andiamo a disporre insieme i nuovi asciugamani. E dopo aver pulito il bagno, ragazzi, andiamo ad accendere insieme la candela, che fa parte appunto, vi dicevo, del kit risparmio di candele profumate. Il vasetto è bellissimo, ragazzi, è in questo vetro opaco, marroncino opaco, veramente molto molto bello, secondo me adatto a tutti i tipi appunto di arredamenti, che sia nordico, che sia moderno, che sia industriale, insomma penso che sia veramente adatto a qualunque tipo sia il vostro arredo. E vado a bruciare come prima candela quella al balsamo di abete e eucalipto. Come potete vedere, le candele sono belle grandi, c'è questo messaggino all'interno della confezione, si presenta in questo modo: trovate completamente ricoperta dalla carta appunto la candela, con il sigillo del marchio nella parte inferiore della candela, dove appunto c'è la parte in acciaio dello stoppino. Io vado semplicemente a scartarla e a metterla all'interno appunto del barattolo in vetro. Ragazze, non appena ho aperto la carta, un profumo di eucalipto fortissimo. Avete presente le caramelle, quelle lì balsamiche per la gola? Ecco, lo stesso profumo, ma rinfrescante, emoliente, anche trasmette tanto relax, tanta calma, e mi è piaciuta tantissimo. E ci tengo a ricordare appunto, ragazze, che le candele sono veramente uniche nel loro stile, perché a differenza di quelle che si trovano in commercio, che vengono ricavate dal petrolio o dall'olio di palma, queste sono ricavate utilizzando la cera di colza che viene colata a freddo. Inoltre le diverse essenze vengono create da profumieri esperti, quindi veramente si ha in casa una profumazione unica nel suo genere. Ora
ora andiamo a preparare insieme il sapone per le mani. Come vi dicevo, vi arriva il dispenser in vetro con questo rilievo in nero con il marchio appunto dell'azienda, e vado semplicemente a riempirlo fino a metà flaconcino con acqua corrente, acqua quindi a temperatura ambiente, e vado a metterci all'interno il preparato per il sapone per le mani, ed è ovviamente in polvere, ragazze. Il profumo è veramente molto dolce, delicato, in quanto ha una profumazione di limone, legno di cedro e lavanda. Vado semplicemente ad agitare il flaconcino e dopo 30 minuti vado nuovamente a shakerarlo e abbiamo il nostro sapone mani pronto per essere utilizzato. Ed ora voglio parlarvi della linea solida di Aircare di Everdrop. Per la prima volta ho voluto testare lo shampoo, il balsamo e il bagno schiuma in formato solido. Tutti e tre hanno la stessa profumazione, alpino, eucalipto e cedro. Si tratta di una profumazione molto fresca che richiama tantissimo le note autunnali. In combo ho scelto questo kit di sacchetti portasapone, appunto adatti alle saponette solide, e sono molto carini perché tutti e tre sono realizzati in 100% cotone bio e li potete tranquillamente dividere, in quanto ognuno di loro ha il sacchettino personalizzato: c'è lo bianco per il balsamo, questo rosa per il bagno schiuma solido e quello azzurro appunto è riservato allo shampoo. Li trovo molto carini, molto d'effetto, ecco, anche magari un'idea regalo se qualcuno vuole approcciarsi al mondo dell'ecosostenibilità, che si tratti di un familiare, di un amico, insomma li trovo veramente molto carini come idea regalo, quindi perché no, magari è anche un'idea carina da proporre ad una persona cara. E il formato è appunto questo, ragazzi: si tratta di vere e proprie saponette con il marchio appunto dell'azienda in rilievo, e vanno poste all'interno di questi sacchettini, che non solo trovo molto belli esteticamente ma anche pratici, poiché lasciando appunto le saponette nel vano della doccia potete tranquillamente andare ad appenderli onde evitare appunto di far colare il prodotto o di disperderlo. Quindi li trovo veramente molto carini, ma soprattutto funzionali. Poi considerate che potete tranquillamente riutilizzarli, lavarli in lavatrice, quindi ovviamente la scelta è più che sostenibile. Inoltre sono piccoli passi per poter avvicinarsi a delle scelte più consapevoli, ma soprattutto ecologiche, quindi a minor impatto per il nostro ambiente. Prodotto che mi ha molto incuriosito per la skincare sono appunto questi dischetti struccanti riutilizzabili, ovviamente lavabili in lavatrice. Vi arrivano sempre all'interno di questo sacchettino realizzato in 100% cotone biologico, e si tratta di 7 dischetti struccanti che ovviamente potete utilizzare più volte e andare a lavare in lavatrice, evitando quindi il consumo continuo di dischetti usi e getta. E anche da un punto di vista economico è la scelta migliore, perché se considerate che i dischetti, comunque quelli classici, li utilizzate una volta, li cestinate, questi ne avete ben 7, potete utilizzarli più di una volta e sono appunto riutilizzabili, perché una volta sporchi li andate a lavare e sono subito asciutti. Ovviamente il materiale è molto morbido, ragazze, ed è molto soffice, ecco, al tatto, quindi un'ottima scelta sicuramente ecologica, sostenibile, ma soprattutto funzionale, anche per poter preservare le nostre tasche. Infine voglio parlarvi dell'ultimo prodotto appunto riservato alla linea di beauty e skincare, e si tratta appunto del bagno schiuma in polvere. Vi arriva questo flaconcino molto elegante, dallo stile e dalla linea molto minimal, con questa scritta sempre in rilievo nera, con 3 ricariche appunto di gel doccia che si vanno semplicemente a svuotare all'interno del flaconcino dopo averlo riempito sotto acqua corrente. La profumazione è anche molto delicata, in quanto è al profumo di limone, lavanda
lavanda e legno di cedro, quindi richiama comunque le note autunnali, i primi freddi, ecco, quindi mi piace tantissimo, la profumazione è veramente molto leggera e vado semplicemente, ragazzi, a riempirlo fino alla tacchetta, appunto, indicata nella parte posteriore del flaconcino, che vi ricordo è realizzato in PET, quindi in materiali completamente riciclati. Vado a riempirlo con acqua corrente e poi vado a versarci all'interno appunto il contenuto della bustina, ricavando così il mio gel doccia naturale, ecosostenibile e soprattutto che posso andare a ricaricare tranquillamente senza andare ad acquistare ulteriori plastica, ulteriori flaconi. Ovviamente la scelta ecologica è proprio in questo, ragazze, cercando di consumare dei prodotti che siano comunque naturali, vegani e soprattutto abbiano rispetto e cura della nostra pelle. Andiamo a provare insieme alcuni dei prodotti che vi ho mostrato, tra cui lo shampoo, il balsamo e il bagno schiuma solido. Devo dire la verità, ragazze, mi sono trovata davvero bene, sono rimasta soddisfatta e sorpresa per insomma la qualità di questi prodotti, perché nonostante si tratti di prodotti naturali comunque hanno fatto una bella schiuma, i capelli erano belli lavati e lucidi, quindi assolutamente sono da testare. E nulla, ragazze, io spero appunto di avervi tenuto compagnia, ho voluto fare queste piccole riprese per mostrarvi appunto i prodotti in azione. Ovviamente giù nell'info box vi lascio tutti i riferimenti ai vari prodotti con il link e il codice sconto. Ringrazio nuovamente Everdrop per avermi dato la possibilità di testare i loro prodotti e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!